Ecco, e anche per stamattina le camere sono a posto, sono in ordine, ma ho tirato su tutto perché mi ha contattato l'azienda anche a me, cioè anche a noi, per il robottino. Sono felicissima Adesso bambine perché... potete entrare. Che cos'è? Guardate bene, cos'è c'è scritto? Ieri, aspetta. Cos'è, Jedi? È la marca del robottino! E dopo aver calmato gli animi delle bambine, siamo andati ad aprirlo per attaccarlo. In realtà non volevamo farlo proprio partire, volevamo solamente attaccarlo alla corrente e invece poi vedrete alla fine. Comunque, sopra c'è questo cartoncino con scritte tutte quante le istruzioni per montarlo, quindi di levare il nylon e le protezioni sia dal robottino che dalla piantana dove poi lui si va a caricare, di mettere le spazzole, perché non sono ancora agganciate ovviamente per questione anche di spazio della scatola. E poi di metterlo, di agganciarlo lì alla piattaforma e poi di scaricare l'applicazione. Noi abbiamo fatto, diciamo, tutta la prima parte. L'applicazione sono andata poi a scaricarla dopo pranzo. Nella scatola si trovano anche i pannetti che servono per lavare. Ce n'è uno rilavabile. E invece gli altri sono usa e getta. Allora, adesso vado ad attaccare qui l'aggeggino, poi questo qui c'è i gancetti per arrotolare il filo, perché così c'è tanto filo se uno magari lo deve mettere distante, ma se uno ce l'ha vicino come nel mio caso. Ecco, adesso io e Giada stavamo studiando come era fatto sia sopra che sotto e abbiamo agganciato le spazzoline. Abbiamo guardato il contenitore dell'acqua, quello della polvere, c'è anche uno spazzolino per pulire i filtri e poi siamo andati a schiacciare i bottoni pensando che non lo so io cosa stavamo pensando. Però alla fine questo robottino è partito perché lui voleva già pulire. Come potete vedere è un pochettino rumoroso, però voglio dire, di certo non si fa passare di notte. L'abbiamo anche subito fatto conoscere ai cani che però erano un po' tra gli impauriti e gli interessati. Allora, ha finito e si è rimesso nella base, più o meno. E adesso vi faccio vedere tutto quello che ha tirato su. Cioè, veramente, cioè, di tutto. Adesso lo andiamo a svuotare. E poi vi facciamo vedere, perché volevo dare una lavata al pavimento, come fare per
Scarichiamo l'app e come fare per riempire questo qui che è il serbatoio dell'acqua. Svuotare il serbatoio della polvere è facilissimo, basta schiacciare questo bottone rosso e come vedete il coperchio si alza e poi si riaggancia facendo clac. Io poi vabbè lo vedo sempre a montare al contrario, ma va bene. Questa qui è la spazzolina che vi dicevo per pulire i filtri. E per tirar fuori il serbatoio dell'acqua c'è una piccola levetta davanti e poi è semplicissimo, basta tirare su quella linguetta blu, si mette l'acqua e nel mio caso ho usato acqua demineralizzata perché qui l'acqua è veramente super super calcarea e poi io sapevo già che sarebbe arrivato ieri, ho preso anche un detergente per i pavimenti apposta per i robottini che ho trovato su Amazon e vi lascerò il link sotto in descrizione. Anche riempirlo vedete veramente facilissimo. Come vi dicevo, per iniziare viene dato questo pannetto che è rilavabile e quello lì che invece sono quelli usa e getta. Noi come prima volta scusate, siamo andati ad utilizzare quelli usa e getta. Come vedete è veramente facilissimo perché comunque l'ha fatto anche Sabrina di levare il panno e mettere l'altro e anche agganciarlo al serbatoio dell'acqua è stato veramente semplice e adesso basta andarlo a rimettere a posto. Qui sto scaricando l'app che potete trovare sia tramite il QR code che è sopra l'aspirapolverino oppure direttamente cercandola sul vostro smartphone. Se avete Huawei basta cercare Yedi e l'app vi sembrerà in un'altra lingua, ma poi in realtà invece è in italiano. Se invece avete uno smartphone normale, cercate Yedi 2 Hybrid e lo Allora, trovate. dati sulla pulizia. Non ce l'hai ancora perché ovviamente non abbiamo fatto ancora nessuna. Però dice quant'area ha pulito, quale pulizia è e quanto dura. Oh Maria, pulizia automatica ed è partito. Impostazioni. Allora, come sentite sta andando più veloce nella potenza di aspirazione perché ho aumentato la potenza. Se si schiaccia, sentite, il rumore è meno forte, si riabbassa. Vale la stessa cosa anche per l'acqua, adesso è meglio. Adesso Sabrina dice Sta che sta lavando già. bene, Poi molto bene. gestione mappa. Oh, continuano a non sbattere, solo che non mi voglio muovere da qua perché sta Perché lavando. sta lavando là? Adesso ve lo faccio vedere. In pratica basta cliccare sopra lui e si può, vedete, qui è quel dove è già passato e tutto quanto. Livello flusso d'acqua medio. Adesso Lì, guardate, è l'acqua che ha si vede lasciato. l'acqua che ha lasciato. Ovviamente non è che lava come un mocio, però comunque sicuramente per rinfrescare le camere è un ottimo Quando si aiuto. sporcano tanto. Già solamente a spazzare, ti devi levare, se no lui trova l'ostacolo e torna indietro.
Allora, ho anche cambiato nella schermata sempre di prima, report verbale, si può cambiare la lingua e mettere italiano. Quindi meno male, perché sennò non si capiva niente. E poi ho programmato la pulizia automatica tutti i giorni alle 10. Adesso dobbiamo levare il box dell'acqua, anche se è un peccato perché adesso vi faccio vedere, c'è ancora. No, per forza, perché il panetto è tutto bagnato, bisognerebbe mettere. Adesso vi facciamo vedere. Questo è il colore del pannetto dopo che ha lavato, e che noi, per vedere come funzionava, abbiamo passato ancora un po', e questo è quello che ha aspirato nonostante l'avesse già fatto. Quindi veramente recupera ogni cosa che trova, veramente. Cioè, è impressionante quanta roba abbia. È anche molto facile da sfruttare. E niente, quindi adesso che abbiamo giocato un po' con il nuovo giocattolo ieri, abbiamo fatto comunque una bella pulizia nelle camere. Guardate anche là com'è. Comunque è più pulito il pavimento. E adesso, aspirando tutti i giorni, sicuramente la situazione poi migliorerà. E niente, quindi adesso vado a rimettere tutto al suo posto, visto che stamattina avevo tirato su tutto. E poi finiscono i compiti. E ringrazio Iedi perché oggi mi ha aiutato con le pulizie di casa. Grazie. Grazie Iedi. È anche pure bellissimo. È bellissimo, mi piace un sacco. E poi vederlo andare proprio, ti incanti. Ti incanti, sì, a guardare. Io dovevo fare i compiti, mi sono incantata a guardarlo. Se è una cosa possibile. Ultima cosa, poi prometto che me ne vado e non vi stresso più. Volevo farvi vedere che c'è questo sopra, così si sgancia qui. E poi questa spazzolina è facile da smontare, basta tirarla di qui e poi di là. Si leva il pertusino, si può levare, si pulisce e poi si rimette. Ecco, se magari usate la mano quella principale è meglio. E poi si rimette questo qui. Fatto. E buono, adesso vado a girarlo, lo metto in carica e vado a svuotare quello e basta, finito. Per oggi la pulizia delle camere è stata fatta, i pavimenti sono belli puliti e c'è anche un profumo di pulito, ecco, un ottimo aiuto.